so, Patrick, io non ho ben capito cosa sia il veltro, nel primo canto. Volevo approfondirlo un po' meglio. Prima di continuare, se trovi difficile l'inferno di Dante, ti comunico che è uscito il mio libro completo di parafrasi, commento, riassunto e spiegazione di tutti i canti dell'inferno. Si tratta di una guida chiara e schematica che ti permetterà di superare tutte le tue difficoltà legate alla Divina Commedia. Trovi il link in descrizione e nel primo commento. Innanzitutto ti rimando alla spiegazione e all'analisi del primo canto dell'Inferno, dove ci sono dei minuti dedicati al veltro, alla profezia del veltro che ho spiegato in maniera dettagliata e approfondita. In questa sede, per velocizzare, ti dico semplicemente che il veltro è un cane da caccia, viene nominato da Virgilio nel primo canto dell'Inferno, nella cosiddetta profezia del veltro, dove Dante incontra la lupa, Virgilio gli dice: "Guarda, non puoi superare la lupa, dobbiamo fare un'altra strada, ma non preoccuparti perché in futuro arriverà un veltro che caccerà la lupa, le darà la caccia in ogni città e la ricaccerà all'interno dell'inferno". Dunque il veltro è un cane da caccia ed è l'allegoria di un personaggio che è in grado, secondo Dante, in futuro di portare un profondo rinnovamento sociale e politico nell'Italia e nel mondo che è corrotto e che è caduto nel peccato. Il problema posto da questa profezia è che non si sa bene con chi sia da identificare questo veltro sul piano allegorico. Secondo alcuni commentatori si tratta di un papa, secondo altri dell'imperatore, secondo altri ancora di un signore italiano, secondo altri addirittura si tratta di San Francesco, secondo altri si tratta di un amico di Dante. Insomma, la profezia non è chiara, ma la cosa più importante è che, e questa è l'interpretazione che io stesso sposo, è che Dante stesso ha molto probabilmente voluto che tale profezia restasse oscura, restasse ambigua. Quello che a noi interessa sapere, indipendentemente da chi sia questo veltro, è che il veltro è allegoria di un personaggio che secondo Dante sarebbe stato in grado di portare un profondo rinnovamento politico e sociale nell'Italia corrotta del tempo.